Comunque ragazzi, io ho appena finito di leggere Fear Agent e questo volume raccoglie i primi 10 episodi, quindi sono 220 pagine più ovviamente la galleria degli studi dei personaggi, che è molto bella. E che dire, cioè, non trattandoci di una graphic novel ma di una raccolta in volume dei primi 10 capitoli di una serie più lunga, posso esprimere solo un giudizio parziale, ecco. È una serie molto divertente, non vale 30 euro secondo me, i 30 euro del volume non li vale, non tanto per la confezione Salda Press, che come vi ho già detto è proprio la versione deluxe, però se lo prendi in saldo fai sicuramente un affare. Se vai a spendere 30 euro per prenderti il volume in libreria, molto ma molto ma molto meno, perché è una serie che secondo me non vale 30 euro. Le storie sono divertenti, una trama fantascientifica che alterna dei toni da commedia a certi decisamente più drammatici, però è comunque una serie destinata agli attori che vogliono divertirsi, cioè non certo affrontare dei temi filosofici particolarmente impegnativi. E la cosa che sinceramente mi ha colpito negativamente è, diciamo, dal punto di vista grafico è Tony Moore, che comunque lo sapete a me piace molto, ma devo dire che si è destreggiato meglio su The Walking Dead che non qui, perché lo stile così cartunesco fa somigliare tutto a delle avventure a cartoni animati e fumetti di Buzz Lightyear. E c'è un po' di Buck Rogers in questa serie di Fear Agent, però ecco, quello stile lì, anche un po' meno preciso rispetto a quello che abbiamo visto di The Walking Dead, non mi ha convinto tantissimo, e soprattutto poi a un certo punto, perché deve essere una caratteristica di Tony Moore, cioè l'incostanza, è stato sostituito da un altro disegnatore che, per quanto si impegni, cioè finisce per scimmiottare lo stile di Tony Moore ed ottenere un risultato peggiore probabilmente di quello originale. E tra l'altro, diciamo, uno spende magari 30 euro pensando di, non conoscendo la serie, pensando di trovare Tony Moore su tutti i 10 numeri, su tutte le 220 pagine, poi alla fine invece dal terzo, quarto numero in poi lo trova sostituito con un altro disegnatore che è meno efficace, come è successo con Charlie Adler, dal mio punto di vista, su The Walking Dead, e lui si dedica alle copertine e il resto lo lascia fare ad altri. Poi ecco, se mi capiterà di trovare gli altri volumi li prenderò, o comunque ci darò un'occhiata per vedere se c'è ancora lui, come si sviluppa la serie, perché comunque ha lasciato molti punti di domanda in sospeso. E comunque la serie è divertente, non un capolavoro, non da spenderci 30 euro, ma comunque vale la pena leggerla, diciamo, se ti vuoi divertire un po'.